Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questo è Garage 19, quinto video della serie sul progetto di modifica alla Suzuki Gran Vitara, in cui siamo andati ad effettuare un po' di lift, ovvero applicare dei rialzi tra telaio e carrozzeria in modo che quest'ultima si sollevi. Nello scorso video abbiamo rimesso a posto il vano motore, andando a rimontare tutti i connettori, tutti i cavi, cassafiltro, manicotti vari e così via. Abbiamo riordinato il vano motore. Oggi invece ci spostiamo al di sotto dell'auto, andando a rimettere a posto sostanzialmente tutti i tubi dei freni e quello della frizione. Per quanto riguarda quest'ultima, vi anticipo, come vedrete, che non c'è bisogno di modificarlo, quindi di sostituire il tubo. Ad ogni modo, io l'ho fatto ugualmente, ma non lo vedrete in questo video. Ci ho fatto un video dedicato in cui sono andato a sostituire il pezzo di tubo in gomma con uno in treccia uguale a quello dei freni. Per quest'ultimi, invece, ovviamente bisogna andarli ad allungare e per farlo dobbiamo sostituire i tubi anteriori. Poi c'è un piccolo pezzo sul ripartitore tra vano motore e questo ripartitore qui stesso, lo vedrete a breve, e bisogna sostituire anche un tubo posteriore. È chiaro, tubi originali non esistono più lunghi, bisogna andarseli a costruire e per farlo abbiamo bisogno, è chiaro, degli appositi raccordi per unire il tubo nuovo con le tubazioni vecchie e ovviamente anche il tubo in treccia nuovo. Non vi farò vedere la procedura come preparare e montare il tutto perché l'abbiamo visto in un video dedicato in cui vi ho fatto vedere per bene come costruirsi i tubi in treccia, ad esempio per le applicazioni di moto o auto da corsa. Ad ogni modo vi lascio qui sotto nella descrizione il link del video. È chiaro, per effettuare la sostituzione dei tubi bisogna andare a svuotare l'impianto frenante e successivamente caricarlo ed effettuare la procedura di spurgo. Ma bando alle ciance, iniziamo subito. Prima, come sempre, like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Iniziamo dai manicotti della benzina che avevamo tolto. Sono questi due, sperando che arrivino fino a su. Ma ad occhio, forse ce la facciamo. Vabbè, vediamo. Allora, come potete vedere, per fortuna non devo sostituire i tubi e prenderli più lunghi. L'unico questo, un po' qua è rimasto poco più giù, ma comunque il gradino è qui, quindi dovrebbe tenere. Poi magari appena ho l'occasione ne compro uno leggermente più lungo, ma comunque così va già bene. Continuando, dobbiamo rimettere in posizione i cavi del freno a mano che avevamo liberato. Per fortuna c'è abbastanza gioco, molto gioco, quindi non bisogna allungarlo. Dobbiamo però leggermente spostare la posizione di queste clip originali. Vedete, questa va attaccata qui e ce n'è un'altra, questa qui che è già mobile. Bisogna riattaccarla qui. La stessa cosa ovviamente per quell'altro, l'altro cavo. Lo stesso, uno è lì. E l'altro bulloncino è qui in fondo. Più facilmente si accede dall'esterno, dalla ruota esterna. Qui si accede più facilmente. Ecco qua. A few moments later. Nella parte anteriore dell'auto ricolleghiamo questo connettore qui e riagganciamo il cavo penzolante. Proseguiamo con il cilindretto frizione. Cilindretto montato, non è obbligatorio allungarlo, però
andrebbe allungato. Cioè, qua non tira perché è comunque lento, però bisogna sganciarlo da qui e ovviamente da questa fascetta qui. Io appena ho l'occasione allungherò questo pezzo di tubo sicuramente, andando a mettere anche qui del tubo in treccia come quello dei freni. Passiamo ai tubi dei freni. Iniziamo da una ruota. Andiamo a svitare il bullone che lo tiene attaccato alla pinza. Ovviamente stiamo attenti perché da lì uscirà del liquido, quindi poniamo al di sotto un recipiente. Ricordiamoci, è scontato, se possibile meglio aspirare il liquido presente nella vaschetta, così ne uscirà il meno possibile, ovvero quello che è rimasto solamente nei tubi. Continuando, sempre lo stesso tubo è ancorato all'ammortizzatore tramite una clip metallica e allo stesso modo anche al telaio. Le rimuoviamo e possiamo sganciare definitivamente il nostro tubo. Ecco qui si intravedono lì sullo sfondo i due tubi rossi in treccia. Questi sono uno per la ruota destra e uno per la ruota sinistra, chiaramente anteriore. Andiamo a scegliere le rondelle in alluminio o rame, molto importanti perché devono fungere da guarnizione. E queste dobbiamo inserirne due ciascuno sulle pinze. Ecco che è molto semplice il rimontaggio, riavvitiamo il bullone sulla pinza. Quanto riguarda l'altro lato, invece, avvitiamo il raccordo, in questo caso diritto, al tubicino svasato presente all'interno del vano motore. Ovviamente le clip elastiche originali non possiamo utilizzarle, quindi ci serviamo di comuni fascette in plastica per tenere bloccato il nuovo tubo. È chiaro. Identica cosa sull'altro lato, non vediamo l'operazione perché, ripeto, è uguale. Questo è il risultato finale. Ritorniamo al di sotto dell'auto. Vicino al cilindretto della frizione dobbiamo allungare questo tubo qui in gomma, sempre dei freni che collega il tubo metallico rigido al ripartitore che poi andrà sul retro dell'auto. Bisogna lavorare al di sotto dell'auto per liberarlo lato ripartitore, mentre viene più comodo dal vano motore per sganciarlo dal tubo rigido. Molto semplice, basta andare a svitare il raccordino e rimuovere il solito fermacavo elastico metallico. E allora, preso il tubo in treccia nuovo, lo possiamo ricollegare. Come potete vedere, qui lato attuatore e nel vano motore lato tubo rigido. Chiave dinamometrica 23 Nm. Spostandoci sul retro dell'auto, quello è il ponte posteriore, vedete il tubo da allungare perché è teso.
Utilizziamo l'apposita chiave da 10 per svitare entrambi i lati. Ecco qui, questo è il tubo nuovo con gli appositi raccordi diritti. In questo caso sono femmine, cui si avvitano i maschi agganciati ai tubi svasati rigidi. Ed ecco il risultato finale. È arrivato il momento di mettere il liquido dei freni, rifornire l'impianto perché adesso è completamente vuoto e alla fine bisogna andarlo a spurgare. Ovviamente sono già andato a pulire l'interno della vaschetta e procediamo a riempirla. Mi raccomando, stiamo attenti che la vaschetta non si svuoti mai, altrimenti dovremmo ricominciare tutto da capo. Andiamo ad aspirare dalla valvola di sfiato presente sulla pinza il liquido, utilizzando questo aspiratore qui. Chiave da 10 per aprire la valvola. Ok, per il momento ovviamente qua ci sono bolle d'aria, ma per il momento chiudiamo perché questo tubo si è riempito. Ok, facciamo la stessa cosa anche per tutte le altre ruote e poi alla fine ovviamente dovremmo spurgare l'impianto. Mi raccomando, ogni volta controlliamo e aggiungiamo liquido sulla vaschetta, infatti faccio vedere adesso ce n'è di meno. Perché giustamente è scesa e il tubo si è riempito. Quindi seguiamo questa operazione per le restanti ruote e poi alla fine spurgo finale.
Come già detto, ora non ci resta che effettuare la procedura di spurgo. Non la vedrete in questo video, ho già fatto un video dedicato su come spurgare l'impianto frenante quando si è in due persone e senza l'utilizzo di particolari attrezzature. È chiaro, se vogliamo effettuare l'operazione da soli, abbiamo bisogno di una pompa a vuoto manuale o comunque l'aspiratore stesso che avete visto nel video che si collega al compressore, si può benissimo utilizzare. Bene, anche questo video finisce qui, come sempre, like se ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri. Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili, così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su Amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto, perché verrà riconosciuta una piccolissima percentuale sull'acquisto e aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo. Ti ricordo infine che sono presente anche su Instagram e TikTok. Passa a dare un'occhiata, trovi sempre qui sotto i link ai profili. Grazie e alla prossima!